Allora, il progetto che abbiamo già formalizzato all'amministrazione, che oggi presentiamo alla città, prevede la riassegnazione ai vigili urbani del compito di consegna delle multe al codice della strada, attualmente fatto da Poste Italiane. È un progetto che noi presentammo 10 anni fa, non ci furono obiezioni, ma poi di fatto non è stato mai concretizzato. Il concetto su cui si basa è che se si vogliono migliorare i servizi pubblici bisogna partire dall'ascoltare chi ci lavora, perché chi ci lavora, chi ci mette la faccia ogni giorno, chi ci viene a far bene il suo lavoro sa dove mettere le mani per migliorarli nell'interesse dei cittadini e nell'interesse anche dell'ente, che non può spendere male i soldi di tutti. In questo caso il progetto consente al comune di eliminare ogni spesa per la notifica, e attualmente sono un paio di 100.000 euro all'anno, al cittadino di pagare la metà di quello che paga adesso, adesso sono circa 12 euro a notifica, e migliora il servizio perché la multa notificata dal vigile consente una prima consulenza al cittadino, una consulenza qualificata, e gli evita di andare a chiedere informazioni da un ufficio all'altro del comune, da un capo all'altro della città.